di libri come questo ce ne vorrebbero tanti. Ce ne vorrebbero tanti perché, come si nota nell'introduzione di Ugo Marani e Amedeo Di Maio, il discorso economico ha creato una serie di false sicurezze, diciamo, nell'opinione pubblica, che sono assolutamente dannose. Le ragioni poi sono ben spiegate nel libro, ma sono dannose perché permettono ai decisori, che purtroppo ormai non sono solo i politici, ma insomma diciamo politici e tecnici, di continuare a sostenere determinate cose e determinate politiche senza che ci sia nell'opinione pubblica una reazione adeguata. La reazione in molti paesi comincia ad esserci, c'è stata in Grecia, c'è stata in Portogallo, c'è stata in parte in Spagna, c'è stata in Irlanda, e tra l'altro vittime di questa reazione di solito sono i partiti socialdemocratici, ex socialdemocratici, che sono diventati socialdemocratico-liberisti, diciamo, cioè hanno sposato le tesi che questo libro giustamente confuta. E poi a un certo punto evidentemente la gente se ne accorge che c'è qualcosa che non funziona. Prendiamo il caso dell'Irlanda. L'Irlanda ha una crescita incredibile, credo che quest'anno cresca del 7,5% o qualcosa del genere. Ci sono state le elezioni ed è stato un bagno di sangue per la maggioranza di governo e soprattutto per il Partito Socialdemocratico, che governava insieme ai moderati. Come mai? Cioè, una crescita spettacolare e il governo perde. Evidentemente questa crescita non va a beneficio di tutti, anzi forse va a beneficio solo di pochi. E allora forse non è vero che quando l'acqua si alza tutte le barche galleggiano, come diceva purtroppo il primo titolo, se non ricordo male, è stato John Kennedy, ma questa è anche poi la teoria del cosiddetto scocciolamento, cioè l'importante è far aumentare la ricchezza e senza preoccuparsi della distribuzione, perché poi la distribuzione avverrà in modo quasi automatico, la ricchezza gocciolerà dai piani alti fino ai piani bassi. Anche questo abbiamo visto che non succede, non è successo, non sta succedendo e anzi succede sempre più il contrario. Insieme a queste teorie c'è una teoria di cui forse si è parlato di meno, ma che ha avuto secondo me un grande impatto, è stata quella della public choice, cioè quella secondo cui lo Stato è un aggregato di persone che, essendo persone razionali, siccome l'uomo è un uomo economicus e persegue il suo interesse, anche i funzionari dello Stato sono razionali e uomini economici e quindi stanno lì a fare il loro interesse e non l'interesse della comunità. Ne consegue che lo Stato è meglio che non solo faccia il meno possibile, ma sicuramente non si impicci nella gestione dell'economia e dimagrisca il più possibile e sia sempre più ingabbiato da regole precise, le famose regole, che devono guidare anche per esempio il comportamento delle banche centrali, o meglio dovevano guidare e l'hanno guidato per parecchi anni, diciamo che dagli anni della grande inflazione fino ad adesso, fino alla crisi del 2007-2008, il concetto della banca centrale era che dovesse essere, primo, assolutamente indipendente dal potere politico, secondo,
avere meno potere discrezionale possibile, perché la moneta è quella cosa che, se non viene tenuta sotto controllo, genera inflazione incontrollabile. Anche questo è un altro mito che è caduto. Abbiamo visto che ormai da molti anni stiamo nuotando nella liquidità e nella moneta, ma non a caso l'inflazione invece non solo non c'è, ma siamo addirittura alle prese con la deflazione. E allora forse, ecco, questo legame così meccanico che era stato ipotizzato tra moneta e inflazione non è così corretto come si voleva far pensare. Ecco, questo libro affronta tutta una serie di questi problemi. L'austerità espansiva, ecco perché avevo citato la Fabrizio Hoyes, perché in fondo l'austerità espansiva in qualche modo è figlia di questa ideologia per cui lo Stato meno fa e meglio è. L'austerità espansiva è tagliare tutto, tagliare le spese, tagliare le tasse, cioè ridurre lo Stato. Il pubblico è per definizione meno efficiente del privato, il pubblico è per definizione dannoso, bisogna affamare la bestia e quindi tagliare le tasse, tagliare le spese. E l'austerità espansiva viene a fagiolo perché dice che così facendo si migliora la crescita. C'è qualcuno che ancora lo sostiene questo, cioè nonostante tutte le prove contrarie che abbiamo avuto, stavo dicendo prima con Antonio Pedone, c'è cioè per esempio il professor Francesco Forte, tanto per fare un nome, di cui io ho tra l'altro stima come persona e come economista, solo che non è nemmeno un anno che proprio in questa università, ma alla facoltà di economia, in un convegno lui ha presentato una sua ricerca per dimostrare che l'austerità espansiva funziona, che avere un saldo primario positivo è la base per avere una crescita duratura e importante. Che io mi ricordo di avergli obiettato, dico scusi, ma dovremmo essere il paese che cresce di più al mondo, perché visto che l'Italia è l'unico paese al mondo che ha un saldo primario positivo da quasi 30 anni ormai, ininterrottamente, dovremmo avere una crescita spettacolare. Dico, come mai non è successo? E allora lui ha replicato che sì, però c'era troppa rigidità del lavoro. E vabbè, c'è sempre qualche altra cosa che impedisce, no, che una teoria funzioni effettivamente. E mi diceva adesso Antonio che anche nell'ultimo libro di Cottarelli l'austerità espansiva non è completamente scomparsa, anche se con qualche lungo periodo, non nel breve. Nel breve non è espansiva. Come diceva quello del lungo periodo. Prima di voi. Ecco sì, forse dopo però. Ecco, io adesso lascio la parola ai relatori perché ho parlato anche troppo. Lascio anche una speranza però che se ne faccia anche un altro di questi libri sui miti nell'ambito invece del lavoro e della produzione, perché pure lì siamo messi molto bene, quanto a miti, quanto a mitologie, cioè l'idea che riducendo il costo del lavoro si sistema tutto, per esempio, è un altro mito che cioè in Italia cosa dobbiamo fare? Ridurre il costo del lavoro e ridurre il cuneo fiscale. Questo cuneo fiscale è quello che deve fare il miracolo di rilanciare la produzione italiana ai vertici del mondo. Il fatto che poi il costo del lavoro in Italia, in termini assoluti, sia tra i più bassi dei paesi sviluppati, questo diventa una cosa che chissà perché conta di meno. Dice però il costo del lavoro per unità di prodotto non è così, è più alto. Ho capito, ma quello è un rapporto, e perché guardiamo solo uno dei termini del rapporto, che è il costo del lavoro? Sarà il caso di guardare anche la produttività?
che non dipende da quanto si sudano gli addetti alle imprese, no? Da quanto velocemente fanno le cose. Questo non lo pensava, cioè non era valido neanche per il famoso Stakhanov, perché Stakhanov non era uno che picconava più forte degli altri e per questo riusciva a estrarre più carbone, ma si era inventato un nuovo modo di fare il minatore, cioè anche lì non era l'intensità della forza bruta, era l'inventarsi un nuovo tipo di organizzazione. Stakhanov è il simbolo di quelli che lavorano tanto, no? Ma anche lì, se andiamo a guardare, c'era un qualcosa da capire. Quindi ecco, anche sul lavoro bisognerebbe fare un libro così. Io adesso forse devo seguire l'ordine seguo l'ordine che c'è sulla locandina e quindi do la parola a Elena Granaglia. Diciamo strano perché in genere la G non è mai la prima e oggi casualmente è la prima persona. Allora, anch'io, grazie di questo invito innanzitutto, e anch'io condivido molte delle osservazioni che sono state fatte dal presentatore di questa tavola rotonda, che è un libro che è assolutamente meritevole perché porta in luce in maniera così netta e così precisa anche la fragilità e la parzialità di moltissimi luoghi comuni che dominano nella discussione pubblica. E vorrei ricordare la discussione che viene fatta in particolare su due luoghi comuni che sono più vicini alle cose di cui io mi occupo e che non sono stati se non poco menzionati per fortuna nell'introduzione, quindi su questi posso dedicare qualche parola in più. Io ho trovato molto interessante, ma ripeto, non per questioni di uno meglio dell'altro, ma semplicemente perché sono temi che si avvicinano alle cose di cui mi occupo io di finanza pubblica, il capitolo ad esempio che cerca di mettere in discussione il luogo comune dello spreco, inteso come una categoria assolutamente neutrale. Tutti dovremmo essere d'accordo ad azzerare gli sprechi, questo ci viene detto ed è ancora del bel capitolo di Forges Avanzati. E è stata ricordata Cottarelli, comunque questa idea che appunto al cuore della spending review, combattere gli sprechi, in realtà non è così neutrale come noi pensiamo e non è neanche così neutrale come spesso noi insegniamo nelle nostre lezioni agli studenti, perché c'è un concetto che noi, al quale noi spesso facciamo riferimento come un concetto sostanzialmente poco, poco controverso, che è il concetto di miglioramento paretiano. Il miglioramento paretiano, che cos'è un miglioramento? Ma è una qualche modifica che migliora qualcuno senza peggiorare nessun altro, oppure che nella versione debole che migliora. Benissimo. Ecco, noi queste cose le insegniamo anche, però in realtà l'idea di fondo dietro il miglioramento paretiano è che quando si ha un miglioramento paretiano si contrasta lo spreco, questa è l'idea di fondo. Ebbene, in realtà ritenere che questo criterio sia un criterio sostanzialmente accettabile in quanto molto debole è sbagliato, perché invece, come già in parte è stato ricordato nell'introduzione, ha diverse implicazioni di valore. La prima implicazione di valore è che la disuguaglianza non conta, nel senso che basta che qualcuno migliori, conta solo quello, e qual è l'effetto sulla distribuzione? Questo non conta assolutamente, basta questo piccolo miglioramento. E quindi la disuguaglianza viene messa, come dire, come se non fosse problematica. Tipicamente il concetto del miglioramento paretiano concerne o il reddito, quando si fa riferimento al trickle down, cioè lo sgocciolamento di cui si parlava prima, oppure fa riferimento essenzialmente al benessere soggettivo. Però molto spesso il benessere soggettivo è soltanto una dimensione valoriale, perché accanto al benessere soggettivo noi potremmo invece andare a vedere le opportunità, anche se noi in alcuni momenti degli ultimi 30 anni negli Stati Uniti il decile più basso in termini di reddito non ha perso, non ha guadagnato ma non ha perso, perché ha perso di più attorno agli anni 70-80, poi dopo invece la disuguaglianza è stata mossa soprattutto da quello che è capitato nella parte alta, quindi diciamo negli ultimi anni non ha perso in termini di reddito, ma ha perso se andiamo a vedere in termini ad esempio di opportunità, perché per alcuni beni quali centrali per la vita individuale, quali possono essere l'accesso all'istruzione, invece si è visto che ci sono state delle perdite fortissime. E noi di questo non vediamo, perché se noi
guardiamo il miglioramento quale diamo solo nello spazio o del reddito o del benessere soggettivo, non vediamo quelli che possono essere questi effetti. Quindi, un punto molto importante, secondo me, ben sottolineato in questo capitolo, sulla non neutralità del concetto di spreco è questo. Non solo, un altro punto che viene fatto, che viene sottolineato per mettere in discussione la non neutralità nel concetto di spreco, ha a che fare con il richiamo a tenere conto della dimensione macro. Il valore del prodotto marginale, quello che noi riusciamo quindi a produrre sul mercato, non dipende solo da noi. Già lo diceva tanto tempo fa Hobhouse, l'uomo che pensa che sia fatto da sé, in realtà c'è dietro generazioni e generazioni, investimenti, la distruzione e così via. Quindi il valore del prodotto marginale non dipende. Quindi può sembrare che da qualche parte il prodotto marginale è più basso, quindi ci sono persone che sprecano il loro tempo, che non utilizzano il massimo dei loro sforzi, ma non è così magari, non dipende da questo, dipende dal contesto. E il libro in questo capitolo lo mette molto bene in evidenza. Un contesto in cui ci sono poche infrastrutture, un contesto in cui il valore del prodotto marginale è inferiore rispetto ad altri contesti. Voglio ricordare due citazioni che forse cito parecchie volte, ma che a me sono trovo molto carine. Una è la citazione di Seneca in una lettera a Lucilio, in cui Seneca diceva: è una sola pietra a reggere la volta, è quella che incuneandosi fra i due lati inclinati li tiene insieme. Perché un'aggiunta finale così esigua riesce a produrre effetti così grandi? Perché essa non aggiunge ma completa. Quindi l'idea di fondo è che quel piccolo cosa che noi possiamo aggiungere è in realtà dipende dal contesto. Similmente Virginia Woolf. I capolavori non nascono nella stanza tutta per sé. I capolavori non nascono soli isolati. Sono il risultato di molti anni di pensiero in comune, il pensiero del popolo. Sicché tutta l'esperienza di massa si aduna dietro quella voce. Adesso smetto con le citazioni, però è per, come dire, risottolineare questo punto che D'Avanzati fa nel suo capitolo, che mi sembra interessante. Ancora, quando andiamo a vedere lo spreco, attenti anche alla misurazione. Molto spesso noi facciamo confronti di, ad esempio, spesa pubblica su PIL, quando invece, diciamo, le valutazioni potrebbero essere di nuovo, come ben messo in evidenza in questo capitolo, ben diverse se andassimo a vedere la spesa pro capite e valori assoluti, e potremmo aggiungere, anche se tenessimo conto della struttura demografica dei diversi paesi, perché è chiaro che i paesi che hanno più anziani hanno una diversa struttura anche dei costi della spesa pubblica. Però basta su questo. Però il punto forte è che questo capitolo, secondo me, apre proprio, come dire, l'attenzione a una categoria che usiamo ma tanto, come dire, con troppa facilità, e che è densa, piena invece di contenuto normativo che andrebbe preso in considerazione. Secondo luogo comune e ultimo sul quale mi fermo, poi invece dirò un paio di cose leggermente più di integrazione e di critica. Secondo luogo comune che mi sembra molto interessante nel libro è nel capitolo di Amedeo Di Maio, ed è questa contrapposizione tra mercato come regno della libertà e governo come regno del potere. Allora, questa contrapposizione è ben delineata in quel capitolo, dove incidentalmente c'è un contributo ulteriore. Noi spesso guardiamo a differenti correnti liberiste come se fossero la stessa cosa, e invece con grande puntualità Amedeo Di Maio in questo capitolo mette in evidenza le distinzioni principali tra quella che è appunto la prospettiva ordoliberista, la prospettiva della scuola austriaca e la prospettiva anche della public choice e così via, quindi entra la prospettiva dell'economia sociale di mercato, cioè distinguendo, cioè hanno un'anima in comune, tutte pensano che il mercato viene lì, è primo, è un luogo naturale. Anche gli ordoliberali, che pensano che ci debba essere un costituzionalismo economico, pensano però che la Costituzione debba servire a far vivere un ordine sociale che comunque esiste, che è quello dato dal mercato. Quindi si deve semplicemente evitare che poteri, che concentrazioni di poteri mettano in discussione la libera concorrenza. Ma di nuovo l'idea di fondo: c'è un ordine naturale e questo ordine naturale deve essere in qualche modo preservato. Con diverse conseguenze di questa impostazione, attenzione soltanto alle procedure, poco alle conseguenze, e se, diciamo, difesa di un utilizzo sempre più diffuso del mercato come paradigma di normatività, cosa che noi vediamo oggi da tutte le parti anche nell'intervento pubblico. Niente di più falso. Anche qua, non so quanto tempo mi resta, ma ancora non molto da dire, anche qua niente di più falso. Vorrei ricordare un capitolo di un bellissimo saggio che rileggevo poco tempo fa, che è un capitolo di E.P. Thompson, famoso storico inglese, sull'economia morale. Ed è un capitolo meraviglioso perché ci fa vedere proprio come fra il 6 e il 700 l'economia di mercato in Inghilterra
terra, in riferimento a cosa è cambiato, ad esempio, nella definizione del prezzo del pane, è un'economia costruita tutta su lotte di potere, punto. E quindi anche storicamente noi andiamo a vedere che la creazione dei mercati, altro che essere luoghi naturali, sono stati creati con interventi e con lotte di potere. Altro libro molto bello, questo è il libro di Harcourt, The Illusion of the Free Market, che fa la stessa cosa, sempre sul pane, però con riferimento alla Francia. Non solo, ma ci vorrei ricordare qua, anche perché è un altro ex collega che è Ferraioli ha ben messo in evidenza in molti dei suoi lavori come il problema del potere nel mercato non sia soltanto un problema di concentrazione delle imprese, quindi monopolio o quindi restrizioni alla concorrenza, ma che anche in un contesto di concorrenza le libertà di mercato includono intrinsecamente una dimensione di potere, perché la libertà di mercato, a differenza di altre libertà civili, è una libertà che ha una dimensione potestativa, influenza le sfere giuridiche altrui. Come dice un altro filosofo, Walden Salles, gli effetti esterni, gli effetti su terzi sono intrinseci all'operare del mercato. E quindi secondo me anche questa messa in discussione di questo luogo comune dello stato originale del mercato al quale noi dobbiamo guardare come un ordine naturale mi sembra un contributo molto importante di questo libro. Ci ho riconosciuto due ultimi punti finali. Il primo punto è che secondo me si è già parlato di una possibile integrazione su un altro luogo comune. Io, per quello che sta ancora a me, farei subito un'altra integrazione invece per quanto riguarda lo stato sociale. Quanti luoghi comuni anche sullo stato sociale? Non ce lo possiamo più permettere, o anche se ce lo potessimo permettere deve essere abbandonato. Perché? Alesina e altri articoli correnti, perché è una partita di giro, dobbiamo abbandonarlo perché è paternalistico, perché lede la libertà e la responsabilità, perché vuole garantire un'abiettente uguaglianza di condizioni contro l'uguaglianza di opportunità. Adesso io, questi sono i temi miei che stanno a cuore, evidentemente non posso entrare in tutti questi, mettere in discussione questi luoghi comuni, però secondo me è un bel libro che li mette in discussione uno dopo l'altro, sarebbe anche utile. Sulla non sostenibilità dell'opposizione fra uguaglianza di opportunità e uguaglianza di risultati, soltanto due considerazioni. Una, tutto il pensiero di Amartya Sen e l'idea dell'uguaglianza di capacità tiene insieme esattamente i due valori. Quello che conta è avere l'opportunità di raggiungere risultati, ma non è un'opportunità paga, un'opportunità di raggiungere risultati. L'altro punto, la famosa curva del grande Gatsby, cioè quella curva che mette in evidenza come il paese, che non c'è più uguaglianza di opportunità intergenerazionale dove nei paesi dove c'è più uguaglianza corrente di reddito, ma questo è soltanto un piccolo punto e non vado su questo. La seconda integrazione è invece un'integrazione interna e riguarda il saggio di De Simone, anche questo è molto interessante, sulla trasparenza. Scrive De Simone che la trasparenza è strettamente legata alla divulgazione delle informazioni e all'attribuzione delle responsabilità. Bene, è uscito un recente rapporto del Joint Research Center della Commissione Europea che è intitolato Behavioral Insights Applied Policy, faremo una piccola sintesi nella prossima newsletter di Etica e Economia. È interessante perché ci fa vedere come il frame, come il modo in cui si dà l'informazione modifica anche evidentemente le scelte. E allora pensavo, c'è una femminista che si chiama Folger, che ha detto anziché andare sempre a dire quanto che usiamo, oggi è l'ultimo giorno ad esempio in cui finiamo di pagare le imposte, dovremmo fare una cosa che le chiama tax payback year, cioè dare alla cittadinanza l'informazione quando il contribuente medio ha finalmente finito di ripagare lo Stato per tutto quello che lo Stato ha speso in istruzione ed altri servizi per lui. Comunque dire, secondo me è un interessante sviluppo di quell'articolo sulla trasparenza e mettere insieme i risultati dell'economia sperimentale e quindi di come l'offerta di informazione non può essere neutrale anche lei, ma come dare informazioni in modo diverso può influenzare anche le preferenze, mi sembra un tema interessante. Finisco con invece una piccola critica, ma d'altra parte questo è anche il mio ruolo. E la piccola critica è la seguente. Secondo me questo libro mette a fuoco benissimo i luoghi comuni del pensiero.
pensiero, chiamiamolo neoliberale, nonostante tutti i meriti di Amedeo Di Maio nel delineare le differenze tra le diverse posizioni. Però, secondo me, però penso che anche per tutti noi che siamo con passione interessati a un ruolo pubblico, il problema dei limiti dell'intervento pubblico, di come contrastare le tante carenze che noi vediamo sia sul piano dei processi decisionali e sia sul piano dell'attuazione, è un compito che ci dobbiamo porre, perché penso che se la difesa, che rischia di essere un po' comoda questa difesa, che quasi diventa un luogo comune, anche questo, di dire tutto questo non va bene e quindi Stato, intervento pubblico, eccetera. Penso che proprio noi che pensiamo che l'intervento pubblico sia necessario, dobbiamo, parlo in prima persona, anche avere, come dire, un po' più di attenzione alle carenze tante diffuse dell'intervento pubblico. Ultima considerazione, con questo finisco, però anche se questa parte del libro non c'è, mi sembra che resti assolutamente di grande valore anche la disamina puramente critica, perché poi noi oggi molto spesso sentiamo dire dobbiamo cambiare perché se abbiamo, dico più mercato, lo so che è un po' semplicistico, ma se abbiamo più mercato, più austerità e così via staremo meglio. Ecco, quantomeno possiamo dire anche grazie a questo libro che non staremo meglio, avremo ancora i problemi del pubblico, ma qualche punto che qui non sono trattati, ma sicuramente una cosa che con questo libro, con questo libro ci portiamo a casa è che sicuramente non staremo meglio, e questo è già un grande contributo. Grazie. Grazie Maria, un sacco di spunti nel suo intervento, sicuramente andrebbe raccolto l'invito ultimo a occuparci anche dei problemi dell'intervento pubblico, di cui noi siamo sostenitori, perché se poi andiamo a vedere quello che ci dice la storia, la storia ci dice che si sta meglio quando secondo questi si sta peggio, cioè se l'Italia è diventata il quinto paese industriale del mondo ci è diventata grazie alle imprese pubbliche, non certo grazie a quelle private, e adesso che non c'è più l'IDI si devono inventare, pagare comunque un ruolo per la Cassa Depositi e Prestiti, perché si scopre che comunque non se ne può fare a meno, però si fa senza dirlo perché un po' da vergognarsi, insomma, ecco. E quindi ecco, è vero che diventa fondamentale poi che noi che diciamo siamo favorevoli all'intervento pubblico ci applichiamo sul fatto che però deve funzionare bene, deve funzionare meglio possibile, se no ovviamente è per essere fianco agli attacchi. Daniela Palma, tra i fondatori di Keynes Blog. Si sente. Allora, grazie per l'invito. Mi ha fatto molto piacere leggere questo libro perché, diciamo, mette nero su bianco una retorica alla quale ormai siamo quasi abituati, senza renderci conto di quanto contraddizione poi ci sia tra i fatti e la realtà. E questo mi sembra il punto davvero importante che emerge dalla lettura di questo libro, cioè la volontà di considerare le categorie che vengono utilizzate, quale luogo comune anche per mettere in atto delle politiche con un diffuso consenso, e poi andare a vedere anche quello che è il riscontro di una oggettività che si misura sui dati e che è quella che dovrebbe rinforzare questi luoghi comuni. Questa è un'operazione che viene fatta per tutto, lungo tutto, in tutti i capitoli del volume, e comunque a mio avviso merita una particolare attenzione. Anche perché non investe temi dei quali mi occupo direttamente, l'analisi che per esempio si ritrova nel capitolo di Avanzati sulla specificità della crisi italiana, e nell'ultimo capitolo, quello anche curato da Adriano Giannola, sulla crisi del Mezzogiorno, e vi voglio spiegare.
questi due capitoli affondano praticamente l'analisi e la critica nel quadro della situazione italiana, soprattutto per mostrarci che alla luce di quel confronto che si vorrebbe sui fatti che sono denunciati dai numeri, i conti non tornano. Una prima evidenza portata sulle cifre, per esempio, della spesa pubblica, che non è tra le più alte in Europa per quanto riguarda l'Italia, e quindi già la categoria dello spreco comincia un po' a traballare. Però ci si potrebbe chiedere se quel poco che si spende pure male, no? E allora argomentare su questo. Ecco, alla luce delle, diciamo, evidenze che vengono riportate nelle analisi avanzati e soprattutto l'attenzione che viene data al caso italiano, a me sembra che ci siano dei buoni spunti per poter proseguire oltre il lavoro che si fa in questo libro, iniziando a demistificare appunto queste categorie che vorrebbero affidare a una presunta miracolosità del mercato l'efficienza del funzionamento del sistema economico, andando poi a chiedersi, sulla base di questi ragionamenti più approfonditi, quali devono essere gli obiettivi, i compiti, eventualmente i limiti dell'intervento pubblico, come accennava prima Granaglia. Quindi, diciamo, esistono alcuni embrioni di riflessione, degli spunti direi molto importanti, che ci consentono di aprire su riflessioni ancora più importanti. E tornando al caso italiano, ovviamente al quale siamo molto interessati, vorrei sottolineare l'attenzione che per esempio viene data a quella che è una sorta di sempre maggiore divaricazione dalla crescita degli altri paesi europei, anche all'interno del ciclo, diciamo, della depressione economica che stiamo affrontando, e che è una divaricazione che ci interessa da lungo tempo. Ecco, nel quadro di questa divaricazione noi che cosa osserviamo? E mi rifaccio anche a cifre riportate recentemente, insomma, in luoghi di informazione anche alternativi a quelli più diffusi di cronaca economica, eccetera. Ci troviamo di fronte al fatto che in Italia, per esempio, si fa una politica di spesa, di contenimento della spesa, ma ci sono anche delle contraddizioni, cioè viene rilevato che rispetto alle tendenze di variazione della spesa pubblica c'è stata una diminuzione del finanziamento della spesa in ricerca e in generale tutto ciò che attiene al campo della formazione, alta formazione, università. Tutto questo quindi è un trend che addirittura, come dire, sposa un segno meno all'interno di una spesa complessivamente già al di sotto di quello europeo. Quindi qui rinveniamo un problema strutturale. Un problema strutturale che è quello sostanzialmente a cui accennava inizialmente anche Carlo Pericetti. Allora, vogliamo porci i problemi del sistema produttivo, stiamo riflettendo sulla flessibilità del lavoro, bene, sappiamo che non ci sono grandi correlazioni immediate e automatiche con gli schemi di flessibilità del lavoro, ma ci sono tutta una serie di paesi europei che anche in passato hanno fatto altro in termini di investimento in innovazione nei settori produttivi e su questo si sono giocati sostanzialmente la competitività a livello globale, laddove se fino a poco tempo fa pensavamo di cavarcela sulla competitività di costo anche con i paesi emergenti, è bene sapere che questo non sarà nemmeno più possibile perché anche quelli stanno investendo sempre più in ricerca, innovazione e nel, diciamo, nell'avanzamento delle proprie industrie. E in questo senso l'Italia poi giustifica i tagli che fa la ricerca, nel senso che poi c'è una scarsa attenzione allo sviluppo industriale sotto questo punto di vista e questo giustifica il fatto che non ci sia nemmeno una domanda di alta qualificazione, laddove poi siamo anche il paese fanalino di coda per numero di laureati. Quindi, insomma, diciamo che in un capitolo come quello che ho citato ci aiuta a incominciare un ragionamento più approfondito andando oltre le dinamiche macroeconomiche e quindi aprendo su problemi, diciamo, strutturali del paese, che quindi ci fanno capire come
sia possibile anche argomentare, se vogliamo, una difesa, una posizione di quello che è l'intervento pubblico, l'intervento e l'efficacia dell'intervento pubblico. Da questo punto di vista, l'ultimo capitolo, che tratta del Mezzogiorno, in qualche modo, a mio avviso, mette in evidenza come questa deriva italiana trovi la sua massima espressione nell'ambito delle dinamiche meridionali, cioè queste di fatto diventano sintomatiche di un problema italiano molto più complessivo. Il libro da questo punto di vista non trae delle conclusioni, cioè non abbiamo evidentemente un capitolo complessivo che tira le fila di tutti questi discorsi, sono ragionamenti che devono essere recuperati all'interno del volume. Però ci sono tutti e possono eventualmente essere ripresi in una successiva fase e questo quindi rappresenta, se vogliamo, il mio maggiore invito se si vuole proseguire lungo questa riflessione. Cioè dopo aver aggredito sostanzialmente e demistificato i luoghi comuni più correnti, prendere atto di tutta una serie di questioni che vengono portate all'attenzione nel libro, di cui quelle di cui ho parlato non sono le sole, ma già la presenza della Granaglia ha illustrato su altri piani, e confrontarsi appunto su terreni specifici, su terreni tematici e su terreni che riguardano poi nello specifico il nostro paese, perché ci sono una serie di questioni che appunto hanno una loro generalità, ma che nel caso italiano, come per esempio è il caso delle politiche industriali a cui mi sembrava volesse accennare all'inizio nella sua introduzione anche Carlo Crevicetti, dobbiamo guardare con molta attenzione. E quindi insomma questo libro mi sembra un invito a proseguire lungo queste riflessioni che direi sono sempre più importanti anche per uscire, se vogliamo, dall'alibi della crisi internazionale, per pensare che tutti i mali che ci vengono addosso sono dati dalla crisi internazionale. Grazie. Perché non vanno insieme, cioè. Grazie Daniela, effettivamente l'università è una di quelle strutture che ha sofferto di più in questi anni, è stata veramente mazzolata, ma forse non per caso, forse perché anche quello fa parte di un settore pubblico che si vuole smantellare, perché cioè, quello che è stato fatto con l'università è veramente fuori dal mondo, cioè siamo stati sorpassati persino dalla Turchia per il numero di laureati, cioè, siamo gli ultimi dell'Ocse, è pazzesca questa cosa qua. E c'è chi propone come Andrea Ghino, non mi ricordo un altro, ma Ghino, già il cognome è una garanzia, insomma, no? I fratelli Ghino sono entrambi orientati in un certo modo, cioè chi propone di adottare cose come il debito degli studenti per pagare l'università, come in America, che in America sono disperati perché non sanno come fare per i debiti degli studenti che ovviamente non riescono più a pagare, ma potrebbero importarlo in Italia, cioè io non ho parole di fronte a queste cose. Che ne dici Antonio Pedone? Che ne dici? Come San Carlo, io sono un po' sempre contro gli opposti pessimismi, no? Ma che ne sia, sia il pessimismo sciacchese dei conservatori che vedono le crepe che ci sono nel sistema, basta pensare alla zona euro e così via, si rendono conto che insomma, sono crepe abbastanza consistenti nell'edificio, e però dicono che se ci mettono mano questi stessi che finora ci hanno messo mano, forse è meglio starsene lontani e aspettare che potrebbero peggiorare la situazione, quindi è meglio tenere lontani questi. E così dall'altro lato ci sono appunto i
rivoluzionari, li chiama Keynes, non è che siano veri rivoluzionari, sono solo quelli che dicono così com'è l'edificio non regge comunque, tanto vale abbatterlo e poi ne costruiamo uno nuovo, nel frattempo non si sa dove alloggiare quelli che abitano nell'edificio, non è che c'è già un progetto sul nuovo edificio, però dice qui il pericolo è quello, quei crolli, facciamoli sgombrare, abbattiamo e poi vediamo di costruire uno nuovo. Ecco, tra questi due opposti pessimismi, appunto Keynes dice forse bisogna da un lato convincere gli abitanti che qualcosa si può fare per avere un progetto, vedere di sistemare le cose, e poi convincere gli altri almeno di predisporre un progetto e poi eventualmente vedere se gli altri diciamo, progetti di manutenzione, di risistemazione, seppure straordinari, non funzionano, di procedere alla costruzione del nuovo edificio. Comincio con questo richiamo appunto a discussione, mi faccio da tempo con Carlo, perché e in ogni caso, lui ha detto all'inizio, appunto, la contrapposizione tra intervento pubblico e mercato, per un certo periodo, diciamo, nei primi 30 anni del dopoguerra, ha prevalso un'impostazione favorevole al mercato, che ha avuto i suoi successi, però ha avuto successi con cose che oggi difficilmente sopporteremo, insomma, con diciamo, un sistema monetario internazionale molto rigido, molto accentrato, che insomma prima o poi appunto è saltato, questo succede per tutti i sistemi monetari internazionali, non ce n'è uno che durerà per sempre, insomma, quindi questo dobbiamo abituarci. E con il controllo stretto dei movimenti dei capitali, controlli valutari, difficoltà di muoversi per le persone, per le imprese, per tutti, insomma, io da studente a Cambridge, fine degli anni 50, dovevo avere trimestralmente l'assegnazione di valuta, dimostrando di star lì e avere soltanto quelle sterline che mi consentivano di stare, di vivere a Cambridge per alcune cose, non di più. Insomma, non era facile muoversi oggi. Chiedete a uno studente Erasmus se gli piacerebbe tornare in quel sistema, insomma, e aprire uno sportello bancario era un processo molto complicato, soggetto a piena discrezionalità amministrativa, insomma, e quindi voglio dire, ecco, non minimizziamo quello, è andato bene per la crescita, per tanti motivi, insomma, che vanno al di là dell'intervento pubblico in quanto tale. Questo vuol dire che l'intervento pubblico di per sé non impedisce la crescita, su questo sono d'accordo, però che l'intervento pubblico effettivo, mentre oggi le barriere, come propongono molti colleghi economisti, l'altro giorno appunto sempre a Roma 3, da un'altra parte, ho avuto occasione di discutere con qualcuno che vuole introdurre stringenti controlli sui movimenti dei capitali, senza dire come, insomma, come riesce a rendere irrealizzabili, senza aver conto. Come? Brancaccio. No, comincia sempre il par. Allora, voglio dire, bisogna accontentarsi, insomma, di, chiamiamoli, regimi intermedi che hanno dei loro difetti, appunto, che cerchiamo di migliorare. Quindi, un prossimo corso su i fallimenti, i limiti dell'intervento pubblico, secondo me va benissimo esaminarlo, però senza immaginare che c'è un intervento pubblico perfetto, così come non c'è un mercato perfetto che ti risolve tutti i problemi di questo. E quindi dobbiamo andare in situazioni che sono abbastanza complesse, diciamo, al momento. Ecco, io vorrei cominciare con alcuni brevissimi commenti sul libro, su alcuni punti del libro. E mi pare che si dice qui il problema della convenzione, della retorica, dei riti, poi dei luoghi comuni, nasce perché si è accresciuta negli ultimi tempi in maniera molto forte la domanda di informazioni in materia economica. Sì, mi pare da qualche parte detto nel testo. E comunque questo è nella realtà, a parte i giornali, la televisione,
non c'è trasmissione televisiva, non ci sia un cosiddetto economista che va e racconta le sue, insomma, di qualsiasi tipo. La radio, insomma, dappertutto si chiede, e internet non è, ne parliamo, dico, insomma, tutti spiegano come operare in borsa, come arricchirsi in borsa, internet, io non ci ho mai provato, ma comunque. E c'è, allora c'è in questo, cioè, dove domanda di formazione, si è stabilita una convenzione, e stabilita in questa convenzione, che è appunto un insieme di opinioni condivise in qualche modo, una retorica. E qui si dice la retorica prevalente, mi pare, la convenzione dell'economia accademica attuale ha come principale riferimento un dato quantitativo. Ma è... Io posso contestare il principale, cioè non mi piace che sia il principale, però che un riferimento al dato quantitativo sia essenziale se discutiamo di economia mi sembra importante, e lo dimostra lo stesso contenuto del volume, e cioè, sia per quanto riguarda il capitolo sulla Grecia, ma sia per quanto riguarda il capitolo di Daniele, mi pare, sulla austerità espansiva e altro, insomma i dati che sono presentati sono quelli che rendono evidente le affermazioni che sono contenute nel testo. Diciamo, sui danni che ha prodotto la crescita, il consolidamento fiscale tentato in Grecia e così via, e senza quei dati diventa un po' difficile, quindi che un dato quantitativo rimanga un punto importante di riferimento io credo che sia importante, e del resto appunto gli autori del volume, essendo tra l'altro poi accademici, quindi questa convenzione in parte la condividono a fare riferimento a un dato quantitativo. E questo viene importante perché poi bisogna mettere in conto che creare un'assoluta sfiducia su qualsiasi dato quantitativo, come insomma, in qualche modo si tende a fare, crea se un altro un clima di incertezza, aumenta il clima di sfiducia, quindi non bisogna credere ai dati statistici, neanche magari a quelli ufficiali, se non con delle riserve, però bisogna prendere come base alcuni dati, soprattutto quando sono dati di una certa dimensione quantitativa, bene, appunto come quelli citati qui, quindi anche qui poi là. Ti posso fare un'obiezione? Ma siccome te temo che me dovrei fare molte, cominciamo tu a tre assieme, perché il secondo punto poi riguarda appunto che quindi la retorica è rappresentata dal linguaggio econometrico. Qui sono ancora un po' più d'accordo, però prendere i dati grezzi e basta, senza un tentativo di analisi econometriche più o meno approfondite, più o meno rese chiare i loro significati, e poi porta appunto alle conclusioni, insomma, di dire ma il debito pubblico ha superato la soglia del 90% e il PIL è crollato. Beh, perché devo fare un'analisi econometrica seria, come non era stata fatta, poi si è dimostrato nel caso citato, e serve, se non altro, a dire, insomma, le correlazioni non sono una cosa così semplice che uno può fare a occhio soltanto, deve tener conto di tante altre variabili di controllo, deve esercitare varie simulazioni, deve applicare dei test per essere sufficientemente certo di quello che può accadere o accaduto. Quindi richiamare l'attenzione su tutti i limiti, le riserve, le cautele con cui andiamo a valutare le analisi econometriche, sono pienamente d'accordo, però ecco dire, questa è una retorica e come tutte le retoriche insomma servono un po' per
impacchiare la gente comunque, insomma, ci starei attento perché insomma, i paroloni secondo me sono molto più pericolosi delle stime econometriche che in qualche modo uno può cercare di verificare, di ricontrollare, di contestare. E invece i paroloni ampullosi secondo me lo sono un po' meno. Quindi questa è l'unica riserva che gli farei. Mentre sono rimasto meravigliato un po', insomma, meravigliato in senso positivo, pensando un po' tutti i saggi, insomma. Da quello di Amedeo Maio, che insomma mette in luce sia le differenze sia le sostanziali affinità tra questi 4 o 5 insomma sotto insieme di impostazioni di tipo liberistico, diciamo, però liberistico con vari inserimenti di tipo, per così dire, sociale, ma sociale in modo particolare, e che si hanno appunto sia a public choice nella political economy, appunto sia nell'ordoliberalismo, sia nell'economia sociale di mercato, poi con differenze anche all'interno di ciascuno di questi gruppi. Ed è quello che appunto dimostra questa convergenza verso il principio del pareggio del bilancio. E ritenere il pareggio del bilancio come il criterio con cui uno tiene la casa in ordine. Se uno tiene in ordine la propria casa, non dà fastidio al vicino, perché altrimenti se io mi sono scordato di comprare il latte, altro, allora vado a disturbare il vicino, dico guarda mi manca, puoi prestarmi un po' di latte? E lui dice sì, te lo presto, te l'ho prestato anche ieri, poi insomma. E quindi comincia un po' a dire. Però questo principio tiene conto che io posso tenere in ordine la mia casa, però per esempio tirando fuori dalla finestra e buttando nel cortile comune un po' l'immondizia in maniera non disordinata, e quindi diciamo la parte comune, la parte collettiva sembra che non interessi, e non riesco a capire come si può parlare di economia sociale. Cioè, il mercato sì, ma il sociale dove sta? Dove sta il cortile comune? Insomma, e poi c'è una parte che è indefinita, e allora l'ordine dello Stato, come poi si chiama, insomma, l'ordine del porto primo, in che consiste? E questo insomma ancora non mi è chiaro, però spero appunto che prima o poi il collega Francesco Forte me lo spieghi bene, perché appunto o non c'è. Vabbè, allora non c'è, la parte comune può buttare via tutto quello che gli pare, non preoccuparsene anche delle strade, di tutte le... oppure se c'è, ci deve essere qualche regola a cui uno contribuisce in qualche modo, o ricava dei servizi, fa. Quindi questo mi è piaciuto molto, poi mi è piaciuto molto quello sull'austerità pensiva, non torno, volevo solo... Ho richiamato questa cosa del libro di Carlo Cottarelli, da pagina 118 l'altro, il libro è il macigno, come siamo finiti nel debito e l'altro, dove la politica fiscale restrittiva è utile a ridurre il peso del debito, la risposta è nel breve no, però una certa restrizione fiscale è necessaria per ridurre il debito pubblico italiano. Qual è l'effetto sulla domanda aggregata? L'effetto di un bilancio in pareggio sulla crescita di lungo periodo, e questo è positivo, però rinvio alla discussione, e dove diciamo, il punto che non mi convince Carlo Cottarelli è che la crescita riprende miracolosamente di per sé a un certo punto, perché appunto faccio la restrizione, crolla ancora di più la domanda, scende ancora la produzione e l'occupazione, scende ancora la domanda e così via, e però c'è qualcuno che dice ma se sta scendendo adesso domani riprenderà, e perché riprenderà non è ben chiaro, che riprenderà in misura tale da compensare l'attuale caduta,
per cui c'è questo mutamento improvviso, cosa che capita nei mercati, quindi non è che tutto ritengo che sia impossibile, però mi sembra abbastanza improbabile, per cui si riprende un giro virtuoso praticamente. Però come questo accade, come una crescita elevata intorno a un 3, anche più del 3% per un lungo periodo possa essere sostenibile, quando d'altro lato si comincia a parlare di declino secolare e così via, e, beh, insomma, questo è un punto in cui Carlo Cottarelli non mi spiega come che accade tutto questo miracolo nel medio periodo. Così faccio contento Carlo e mi evito un'altra domanda. Ho detto, beh, su due punti poi sono stati richiamati un poco, che poi riguardano più la mia materia, cioè il bilancio pubblico. E cominciamo con la trasparenza. C'è un bel saggio sulla trasparenza, la democrazia, l'importanza della trasparenza. Qualche anno fa mi è venuto in mente di scrivere un breve trattatello sulla trasparenza. E c'è solo l'inizio, poi c'è il resto, insomma, tutto degli appunti. Iniziava in questo modo. Negli archivi di Charles-Louis Gaston, Marquis d'Audifray, considerato il fondatore della contabilità pubblica francese ed europea, sono conservati souvenir di sua moglie Lucille Portal, nei quali ella racconta che suo cognato, il quale cercava di trovarle in tutti i modi un marito che le assicurasse una buona sistemazione, un bel giorno arrivò trionfante annunciandole, provo a tradurre, cara cognata, ho trovato la soluzione al vostro problema. Bisogna sposare Messie Dodifè, che al Ministero delle Finanze ha una molto bella posizione che conserverà per sempre, atteso che egli ha talmente imbrugliere Schoss che nessuno, che persona al mondo ne sarebbe capable di sentire San lui. Appare paradossale questo giudizio espresso su un uomo che si riteneva ed è ritenuto direttore della contabilità pubblica dotato di una obsessionnelle volonté d'imposer la probité e la transparence alle finanze pubbliche. Bene, questo era un po' che voleva imporre la trasparenza e ha combinato questo pasticcio, cioè, un mega pasticcio alla ragioneria. Allora, il paradosso riguarda forse proprio la disciplina della contabilità pubblica, quando si intende la trasparenza in materia come l'intenzione o il tentativo di rendere trasparente un processo come quello di bilancio, che è sempre stato, ancor più, è divenuto nel tempo molto complesso, anche per effetto della democrazia. E ricordo che Masseret, appunto, un saggio sulla storia, diciamo, della finanza pubblica, mette in luce che è proprio con l'estensione del suffragio universale della democrazia che il processo di bilancio è divenuto, in un certo modo, il sostituto delle barricate, va bene, per la ripartizione delle risorse tra diversi gruppi di interesse, di valori e così via. E quindi, diciamo, è un processo molto complicato. Non mi fermo sui problemi che questo pone, voglio però ricordare che affrontare il processo di bilancio senza tener conto dei conflitti che stanno alla base delle singole scelte di bilancio, delle singole tasse di bilancio, le singole voci di spesa o di entrata, è praticamente un compito impossibile da rendere trasparente. L'unico modo di rendere trasparente è quello in cui noi non lo abbiamo fatto in Italia, altri paesi almeno per una parte del bilancio l'hanno fatto. Nel 78 con la riforma del bilancio, la 468, abbiamo proposto già allora che ci fosse una analisi disaggregata di tutte le forme di tax expenditure, di agevolazioni fiscali ed altro. Ancora oggi, non
nonostante l'ultima legge di stabilità non si riesce a nominare questa commissione che dovrebbe fare un'analisi, perché? E lo stesso per la spesa pubblica, cioè pensare di fare una spesa pubblica, la spending review in certo modo, nel libro di Wildavsky con Sabino Cassese nel 1978 abbiamo curato la traduzione del libro di Wildavsky. Siamo stati trattati male tutti e due, io perché Wildavsky non era considerato economista dai colleghi economisti, perché non faceva modelli complicati, stime econometriche comprese, ma studiava i processi di bilancio come avvengono negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia e così via, e Sabino Cassese perché diceva ma questo non è un giurista, si occupa di procedure, di bilancio, di cose che sono giuridicamente. E allora un suo capitolo si intitolava come catturare le farfalle e lasciarsi sfuggire gli elefanti, che al bilancio a base zero, il PPPS, la programmazione di bilancio, le varie cose di cui tutti chiacchieravano in Italia. E poi, allora corriamo il rischio veramente di riuscire a catturare le farfalle e gli elefanti ci scappano. Perché? Perché non, questo è un po' un difetto italiano, non riusciamo a accettare che le scelte di bilancio riflettono conflitti di interessi e riflettono i vantaggi che vengono dati ad alcuni e non ad altri, o vantaggi maggiori ad alcuni piuttosto che ad altri, e così via. E questo perché altrimenti, insomma, può sembrare brutto, può sembrare che uno difende la lobby dei petrolieri o di altri, insomma, però il bilancio è questo. Allora, se non si rende trasparente questo, che è appunto l'esame annuale che il Congresso americano fa delle agevolazioni fiscali per gli a vantaggio di chi vanno? Vanno dei petrolieri del Texas, vanno a vantaggio delle isole dell'Alaska, quello che si vuole, va bene? E fanno un'analisi di questo tipo, cercando di indicare poi i vantaggi economici che si aspettano, o i vantaggi sociali, diciamo in termini di minore equità o di riduzione delle difficoltà di alcuni soggetti. E senza questo, questo occupa il Congresso americano tutto l'anno. Tutto l'anno si discute di questo, delle singole misure, così come si discute tutto l'anno delle singole misure di spesa. A vantaggio di chi vanno, che effetti hanno, in via preventiva quali alternative ci possono essere. Inventarsi la spending review, affidata al soggetto a cui nessuno fornisce i dati, che non ha nessun potere di ottenerli, nessun potere poi decisionale, come questi ce l'hanno perché in sede parlamentare, in sede di chi decide, è veramente appunto inseguire le farfalle e scordarsi delle farfalle. Questo per dire. L'approfondimento ulteriore andrebbe fatto appunto dal lato distributivo, cioè dal lato distributivo in questo caso dei vari soggetti che traggono benefici o pagano costi al bilancio, pagano le imposte più o meno e così via. E questo dovrebbe rientrare appunto in una ricerca, certo, in cui si tratta delle diseguaglianze, delle origini, delle cause, delle conseguenze, dei rimedi e così via, ma che tratti in generale tutti i trattamenti differenziati di bilancio, i trattamenti tributari differenziati, i trattamenti di spesa differenziati, cercando di capire perché, i motivi per i quali vengono concessi, gli effetti che possono avere, come potrebbero essere modificati, con quali conseguenze, con quali miglioramenti dal punto di vista distributivo e anche di efficienza. Ecco, questo dovrebbe essere un approfondimento ulteriore partendo da quello che comunque già qui c'è. Grazie. Grazie Antonio. Io le obiezioni che ti volevo fare le faccio dopo perché Anna Maria Simonazzi è fritta e quindi ne faccio parlare subito. Mi scuso, ma dovrò andarmene facendo quello che non amo mai vedere fare dagli altri. Andrò dopo che ho parlato, spero di rimanere ancora un po', però.
Parlando per ultima, ci sono vantaggi e svantaggi. Ci sono vantaggi perché molto è stato già detto, e quindi io mi concentrerò su un punto più che discutere specifici aspetti del libro, su cui forse sempre un po' ritorno. Quando c'è stata la crisi, dopo qualche anno, quando si vedeva che le cose andavano molto male per la teoria mainstream, chiamiamola, ci rallegravamo perché dicevamo finalmente è venuto il nostro turno. Il nostro turno non è venuto. Ed è interessante capire per quale ragione. Una teoria che, come viene spiegato nel libro, si basa su convenzioni così traballanti, su luoghi comuni che possono essere messe in discussione, come che regge? E io su questa riflessione vorrei spendere qualche parola. Le ragioni, se fosse c'è una cosa che dal mio punto di vista manca nel libro, è una riflessione delle ragioni che portano all'affermarsi di una determinata convenzione. Nell'introduzione si parla di un secolare gioco dell'oca, delle teorie economiche che si formano e vengono prese. Ecco, ma com'è che si formano e soprattutto perché si afferma una determinata convenzione in un determinato momento rispetto a un'altra? E qui a me, che appunto sono keynesiana, è venuto in mente automaticamente il richiamo di Keynes nel capitolo 3 della teoria generale, dove si pone il problema delle ragioni della completa vittoria di quella che egli definisce la dottrina ricardiana. Essendo a Roma 3 sappiamo che si potrebbe, allora possiamo consentirci di chiamare la teoria neoclassica teoria ricardiana, come faceva Keynes. Ecco, allora io vado di fretta, ma è così bello questo paragrafo che non resisto alla tentazione di citarlo, anche se la traduzione lo massacra. E Keynes dice nel capitolo 3: la compiutezza della vittoria ricardiana partecipa della curiosità e del mistero. Deve essere stato dovuto ad un'insieme di caratteristiche insite nella dottrina che la rendevano rispondente all'ambiente nel quale fu enunciata. Il fatto che essa pervenisse a conclusioni del tutto diverse da quanto si aspetterebbe una comune persona non istruita accrebbe, io penso, il suo prestigio intellettuale. Che i suoi insegnamenti tradotti in pratica fossero austeri e spesso sgradevoli le conferì virtù. Che fosse atta a sostenere una vasta e coerente sovrastruttura logica, le dette bellezza, che potesse spiegare molte ingiustizie sociali e crudeltà evidenti, come un incidente inevitabile nel cammino del progresso, e che dimostrasse in complesso più atto a far male che bene ogni tentativo di cambiare quello stato di cose, la raccomandò all'autorità. Che essa offrisse una certa giustificazione alla libera attività del singolo capitalista le valse l'appoggio della forza sociale dominante dietro l'autorità. Ecco, mi sembra che questo possa essere usato molto bene come introduzione o come semplicemente commento al libro che parla appunto di convenzioni retoriche e riti. Keynes riteneva che la mancanza di basi analitiche e la non corrispondenza con la realtà fossero fattori che potessero minare le basi di questo predominio. E infatti la teoria generale voleva appunto fornire le basi teoriche solide a una nuova convenzione. Abbiamo potuto constatare, dopo tanti anni di crisi e di predominio dell'altra convenzione, che le idee dominanti sono assai resistenti alle smentite della teoria e del mondo reale, e ahimè anche dei dati, forse talvolta. Ecco, questo Keynes sembra riconoscerlo quando afferma che
le idee accettate sono quelle di qualche economista di mezzo secolo prima. Viene citata anche questa frase nel libro, nell'introduzione. Ecco, mi sembra che Keynes però trascurasse di analizzare di quali brillanti economisti sono schiavi i practical men, cioè dove vanno a pescare le convenzioni che poi si affermano. Ecco, in un articolo che, scusate un'autocitazione, che io ho scritto con Nando Vianello nel 2001, noi ci ponevamo appunto il problema di come sia venuta affermandosi la convenzione che è la stessa che viene criticata nel libro. E nel cercare una risposta partivamo dalla considerazione che, come viene affermato nella teoria darwiniana, il contesto non genera nuove forme o nuove convenzioni, ma semplicemente le seleziona. Le forme o idee dominanti non sono perciò le forme o le idee della classe dominante, ma più semplicemente le forme che la classe dominante ha selezionato. E in un articolo si osservava come l'affermazione della teoria keynesiana prima, della sintesi neoclassica poi e infine del monetarismo rispondessero all'evoluzione del contesto economico e sociale, dei rapporti di forza fra paesi e all'interno dei paesi. Qualcosa che è stato detto con una sfumatura leggermente diversa anche da Antonio Pedone. L'osservazione di Keynes trascura la possibilità che chi è al potere scelga consapevolmente sotto quali bandiere marciare, facendo rapidamente proprie idee di economisti ben viventi e facendo un uso molto libero, per non dire strumentale, delle loro idee. Nel testo, e vale secondo me, tra un momento, ma nel testo si citavano fra gli altri, per esempio, lo stentato monetarismo della Bundesbank, stiamo negli anni 80-90, che non le impediva tuttavia di guardare il comportamento dei sindacati tanto quanto all'offerta di moneta. E nel libro si citano esempi altrettanto validi, no? Quando per esempio parliamo del, se ne parla, del dogma dell'indipendenza della banca centrale, che appunto, come si spiega nell'articolo, nel capitolo curato da Marani, non le ha impedito di spedire lettere diktat a tutta l'Europa meridionale. Quindi indipendenza sì, ma poi quando si tratta di giocare duro si interferisce. E vale anche il contrario, Schäuble si permette, come è stato osservato, no, di dare pareri che pesano anche sul comportamento di una banca centrale che si vuole indipendente. Ecco, qui vorrei andare molto velocemente, ma ecco, se allora guardiamo al rapporto fra politica, classi dirigenti e economia, ma mi chiedo se sia corretto l'affermazione di Di Maio quando dice che, o sembra dire, se non l'ho interpretato male, che l'evoluzione dell'ordo liberalismo avrebbe portato a un rapporto politica e economia dove la seconda dominare la prima. Ma insomma, l'economia è fatta di tante teorie e si può, come si diceva prima, nel gioco dell'oca, pescare quella che di volta in volta va meglio. L'ordo liberalismo subito dopo la guerra, il liberismo, qualche mio amico tedesco dice che adesso altro che ordo liberalismo, in Germania sono liberisti, punto. Quindi, insomma, la relazione fra politica e economia, che è un argomento molto interessante, secondo me rimane ancora un po' aperto. Il secondo punto, collegato al primo, è: ma allora come si supera una convenzione dominante? Una via, che pare sia quella in parte seguita da questo libro, è quella di cercare di svelare l'inconsistenza delle basi analitiche su cui la convenzione dominante si fonda.
Ma se è vero che la convenzione non vale in quanto teoricamente fondata, ma per la sua rispondenza all'esigenza degli interessi dominanti, c'è poco da sperare su questo fronte. E infatti vediamo che per quanto si scalfisca, poi reagiscono sempre molto bene. Una via alternativa allora, credo sia l'unica, è quella di cercare di raccogliere attorno a una diversa convenzione un consenso quanto più vasto possibile, sia in termini politici che in termini sociali, cioè cercare di creare un contropotere, potremmo dire, un consenso che riesca a scalfire. Certamente la costruzione di questa alternativa si gioca contro questa costruzione la pervasività delle nuove idee, che sono sostenute, diffuse e imposte dalle potenze o dalle classi, chiamiamole come vogliamo, egemoni, dalle loro istituzioni, sono fatte baldanzosamente proprie dai paesi emergenti e sono sostenute dalle classi che sono potenzialmente avvantaggiate da questo. E questa pervasività di questa convenzione è un problema che mi sono posta guardando, cioè studiando un po' la situazione dell'Eurozona. Si è sempre detto: ma un problema della sostenibilità dell'Eurozona è la mancanza di solidarietà fiscale e federalismo. Però se guardiamo a come gli Stati Uniti trattano alcuni degli stati che sono in crisi di solvibilità, non sono molto più teneri. C'è la situazione che si sta giocando adesso con il Puerto Rico, che fa venire in mente la situazione delle colonie di qualche tempo fa. Ci manca che gli mandino le cannoniere, come facevano gli inglesi. Quindi il problema della solidarietà fiscale, forse mi sono chiesta, va un po' al di là delle basi tuttavia non solide, folti, si direbbe in inglese, della costruzione dell'euro. C'è una convenzione che ormai è diffusa a livello globale. Questo vale per la libertà dei movimenti di capitali, per la deregolamentazione bancaria, per le deregolamentazioni in generale, sia questo il mercato del lavoro, dei prodotti. Ecco, quindi questa è una prima riflessione. Il cambiamento della convenzione, che richiede, credo, un cambiamento dei rapporti di forza, quando la convenzione sia ben radicata e globalizzata, diventa molto più difficile. Anche perché i conflitti tra paesi, tra parti sociali, tendono a frammentare la possibilità di una creazione di un fronte. L'ultimo punto, posso andare velocemente perché è stato molto trattato, riguardava la trasparenza. Un punto sullo spreco: mi è piaciuto molto il fatto che lo spreco, cosa è spreco, possa dipendere appunto ancora una volta da che tipo di, io continuo a usare la parola convenzione. Mandeville, no, avrebbe in mente una definizione molto diversa del consumo di lusso, ma si è parlato anche appunto del sottoconsumo. Una teoria sottoconsumista potrebbe sostenere anche il consumo opulento. Quindi questo di che cosa venga considerato spreco è una cosa interessante. Una voce leggermente fuori dal coro su quello che riguarda la trasparenza. È vero, l'idea della trasparenza è stata usata in termini volti a tagliare la spesa pubblica e a distruggere, insomma, il welfare. Però ed è difficile da applicare. Noi vogliamo catturare gli elefanti, non le farfalle, e siamo ben consapevoli che le voci di bilancio riflettono i conflitti di interesse.
ma questo non potrebbe voler dire che forse un pochino più di trasparenza, sapere come sono spesi per esempio i soldi della Marina, oppure un'altra cosa su cui io con il gruppo di redazione della newsletter di In Genere abbiamo molto calcato, il bilancio di genere, proprio perché appunto nel bilancio si giocano conflitti, si giocano, si preferisce l'uno all'altro, allora è meglio metterci il naso dentro, meglio capire in modo da poter influenzare invece di pagare la Marina, paghiamo gli asili nido e tutti siamo molto più contenti, tranne i marinai o gli ammiragli. Ecco, quindi anche qui è vero, c'è un uso che può essere fatto della trasparenza che non ci va bene. La trasparenza implica difficoltà, dobbiamo fare attenzione a come vengono classificate le voci, però io non la butterei via. E l'ultima cosa, e poi finisco davvero, vorrei semplicemente dire che mi è piaciuta dell'ultimo capitolo, non che gli altri non mi siano piaciuti, ma ne hanno già parlato, l'idea di complementarietà fra Sud e Nord. Cioè viene fuori, o almeno io ho letto da quel capitolo, un punto importante, che il Nord da solo non va da nessuna parte. E forse, proprio per ragioni di brevità, forse vale anche per il nord e il sud d'Europa. Se tedeschi e altri paesi del nord lo capissero, forse si potrebbe arrivare a un accordo un pochino più funzionale per tutti. Grazie. Ecco, come si fa a cambiare i paradigmi dominanti? In linea di massima la strada dovrebbe essere che, siccome non mi vanno bene, io elettore voto un'altra classe dirigente, un'altra classe dirigente forse sceglierà altre idee per diventare paradigmi. Il problema sembra che però in Europa questo possa essere diventato un problema, come abbiamo visto dalla Grecia, come forse dal Portogallo, nel senso che pure lì siamo abbastanza in bilico con questo governo di sinistra che però molto sotto tiro da parte della Commissione, ha dovuto cambiare una serie di cose, ancora legge, ma non è a livello Tsipras, però insomma anche lì. Poi mo vedremo che succede con la Spagna, se riusciranno a fare questo governo domani ad andare alle elezioni. Però insomma, ecco, diciamo che i segnali di una volontà di cambiamento delle classi dirigenti, che poi magari cambiano i paradigmi, ci sarebbero. Bisogna vedere se ci si riesce, perché a questo punto è un po' in dubbio il meccanismo democratico in Europa, come abbiamo visto appunto dalla Grecia molto bene. Bene, io a questo punto faccio l'obiezione che volevo fare ad Antonio. Ah sì, va bene. Mi metto in fondo e tra 5 minuti vado. Benissimo, grazie. Obiezione sul metodo quantitativo. Il metodo quantitativo è un'espressione che va precisata. È chiaro che non si può parlare di economia senza dati, però ci sono dati statistici e quelli si possono essere migliori o peggiori di qualità, però insomma rappresentano fenomeni reali, diciamo, no? O almeno cerchiamo di dare un quadro dei fenomeni reali. E poi ci sono invece metodi quantitativi che derivano da formule, come, faccio un esempio per tutti, il potenziale. Esatto. Allora, il PIL potenziale, io penso che sia un concetto di fantasia, cioè come guerre stellari, come un racconto di fantascienza. Cioè, il potenziale è una cosa che non so nessuno ha mai visto, ma che è contestatissimo nel metodo con cui si fa. Dopodiché però il PIL potenziale serve per dire, ministro
ministro Padova, lei deve tagliare un altro 0,3% sul bilancio, perché il PIL potenziale dice che non state nei parametri. Cioè, quindi questo esercizio di fantasia, perché è un esercizio di pura fantasia, perché non solo per il discorso della disoccupazione strutturale, che è chiaramente fuori dal mondo, la nostra disoccupazione strutturale nel 2016 è 11,6% la disoccupazione strutturale, cioè significa che tutti i disoccupati che abbiamo adesso sono strutturali, non c'entrano con il ciclo, e se andiamo ad 11,5 esplode l'inflazione, ragazzi, cioè stiamo parlando di cose completamente al di fuori dalla realtà, no? Ma non solo, ma per fare le stime del PIL potenziale io mi devo inventare una serie di variabili che abbiamo visto quanto siano attendibili le previsioni che si fanno quando si fanno le previsioni di crescita, no? Cioè non ce n'è una che hanno azzeccato manco per sbaglio, ce n'è neanche al di là della statistica, cioè secondo la statistica almeno una volta ce l'hanno prende, non ci hanno mai preso proprio. Ecco, allora questa è economia quantitativa, che ci dobbiamo fare? Cioè ci dobbiamo continuare a far dire di ritagliare lo 0,3%? Io francamente rimango esterrefatto di fronte a queste cose. Allora, intanto conviene non chiudere gli occhi sul tentativo di calcolare il PIL potenziale. Quando io ho cominciato l'università non si parlava di prodotto potenziale, ma si parlava di full employment, prodotto di pieno impiego, va bene? Quindi si calcolava con una qualche definizione di quello che si riteneva pieno impiego, netto del frizionale, dello stagionale, anche lì c'è una correzione, deve essere più o meno grandi per l'economia del nord, del sud, l'Italia, la Germania, quello che vuoi. Quindi con qualche margine di approssimazione, qualsiasi misura lo devi accettare, perché sennò, quindi non giurare su un decimale, però ritenere che cercare di misurare perché serve. Serve per dire se ti stai avvicinando pieno utilizzo della capacità produttiva e dell'occupazione, è chiaro che se vai oltre o c'è inflazione oppure puoi non avere inflazione, nessuno mi ha detto che si sicura in più cose c'è inflazione, c'è disavanzo la bilancia dei pagamenti, insomma, quindi non è che è detto, anzi oggi certo non avresti inflazione, ma avresti disavanzo la bilancia perché c'hai una capacità produttiva non in grado di tenere conto del fatto che periodi di bassa crescita, bene, e di non sostituzione neanche degli investimenti, diciamo per deperimento, mortamento, significa che tu stai riducendo il potenziale. E quindi se tu provi a crescere fino a maggiore, quello che ritrovi non ti aumenta l'occupazione o altro, perché non hai fatto gli investimenti nel frattempo e non li abbiamo fatti negli ultimi anni, e ti trovi a dover importare. E quindi prenderlo come un invito a dire cerchiamo di aumentare gli investimenti, sicuramente la cosa essenziale, che poi deve essere una certa cifra nostra. Ma per quanto riguarda poi l'uso del PIL potenziale per determinare quello che adesso in Costituzione c'è un equilibrio di bilancio, equilibrio, non so che vuol dire, equilibrio, non so, sta pure sulla punta dei piedi sul tavolo, così, insomma. Però chiamiamolo salto strutturale, va bene? E secondo me ha più senso prendere un salto strutturale, poi vediamo come calcolarlo, che approssimazione dare al calcolo che facciamo, piuttosto che prendere un salto evidente, va bene, senza correggerlo per la fase ciclica, che poi lo dobbiamo correggere per 0,5, per 0,7, per 1,2, è una questione che possiamo discutere. Però ritenere, secondo te, che va preso solo il salto in quanto tale, e quello questo ti trovi nei guai, specie in periodo, se vuoi rispettare il trattato. Ah, no? Ecco, e chi li vuole rispettare? Allora, dichiara subito, vogliamo uscire dall'Unione Europea, facciamo di tanto.
Brexit, no? Il Taxit, facciamo il Taxit, come il Brexit. Radio Taxi. Cioè, ecco, puoi fare questo, discutiamo di tutto quello, però poi mettermi solo il fatto della difficoltà di calcolare il PIL potenziale e il fatto effettivo che io ritengo molto preoccupante che in Italia il PIL potenziale sta decrescendo, va bene, che ci mette sempre più nei guai, e il fatto che come l'indicatore della, diciamo, dello stimolo di bilancio, del freno di bilancio, prendere il saldo strutturale anziché il saldo nominale, io su questo sono pronto a discutere. E salvo appunto a dire, meglio di avere nessuna regola. Posso dire? Certo. Prego, io volevo fare. Volevo dare una replica agli autori intanto, e poi facciamo chi vuole intervenire. Aspetta, allora facciamo così, Antonio. Sul bilancio strutturale posso dire una cosa? Io sono d'accordo sull'impostazione di Antonio. No, l'unica cosa che invece trovo discutibile è il fatto che si sia approvata una legge la quale definisce il pareggio di bilancio, il saldo di bilancio strutturale sulla base di un calcolo fatto da alcuni, va bene, alcuni funzionari della Commissione con i quali non abbiamo discusso e non discutiamo niente, cioè gli economisti del governo accettano che il calcolo debba essere fatto usando una Cobb Douglas a rendimenti costanti, oppure possiamo discuterla, cioè perché nessuno ha discusso e addirittura quindi ha messo i risultati di questa cosa in una legge. Ecco, qui trovo effettivamente la... Antonio, loro sostengono che noi l'abbiamo approvata. Ecco, no, ma qui trovo quindi la carenza della politica, cioè nel senso di che prima di approvare una cosa vuoi discuterla, qualcuno la può perché discutere. L'alternativa è l'indice Prescott, gli altri, cioè quello che ti portava a ritenerlo addirittura negativo, lo so, però la tendenza degli ultimi anni. Ma non è alternativa, cioè possiamo discutere sulle metodologie almeno prima di metterle in una legge, questa. No, sulla cosetta sull'austerità, diciamo, mi ricordavo il portogallo sull'austerità espansiva, no, io cioè, mi vederei a ricordare il governo Salazar, il quale per 30 anni accumulò avanzi di bilancio, si trovò alla fine con aver accumulato tanto oro, il Portogallo, e avere il reddito pro capite più basso d'Europa. Volevo, diciamo, riflettiamo su una dimostrazione per quanto possa essere. Ma è cantilismo puro, per chi non vuole di più. Qualcun altro? Prego. No, sul ricambio, diceva prima delle classi dirigenti, diciamo che tra l'altro il tema dell'Europa appunto è molto pervasivo nel libro e quindi è importante, ma diciamo che a volte non si vota sulle cose, su queste cose che poi incidono sulle politiche. Tre volte che sono stati fatti votare in Francia, in Irlanda e in Olanda sulla Costituzione europea hanno votato no. Quindi diciamo che è in Italia un partito, un movimento, diciamo, che si è posto esplicitamente all'opposizione dell'attuale governance europea, ha vinto le elezioni l'ultima volta, ha preso la maggioranza dei voti l'ultima volta alle elezioni. Quindi forse, diciamo, il ricambio non c'è perché su alcuni punti importanti non c'è una forte presa di posizione, a parte che poi c'è una questione di credibilità, perché chiaramente se fino all'altro ieri hai sostenuto alcune posizioni, hai firmato i trattati, poi è difficile, diciamo, essere credibile quando ci ripensi. Se non si vota sulle cose importanti è difficile poi avere, diciamo, accompagnare un ricambio. Poi alla fine arriva Marine Le Pen e lo accompagna lei,
il ricambio, oppure arriva il Movimento 5 Stelle e poi bisogna vedere cosa, se sono capaci di gestirlo, visto che quelli bravi non se li sono posti questi problemi. Il problema riguarda solo la questione del 3% o anche la Costituzione europea, diciamo, il voto del referendum in Francia, Irlanda. No, ma riguarda, cioè, l'uscita dalla zona euro o solo la modifica dei parametri di bilancio? Cioè, diciamo, no, come sono due cose diverse. Sì, sì, certo. Sono due cose diverse in teoria, nel senso che se si potessero modificare i trattati, forse nessuno penserebbe che sia necessario uscire dall'euro. Il problema è che si riescono a modificare. È questo. Prego. Prego. Quando torniamo al libro, qualche riflessione bellissima, proprio a livello, come dire, di belle sensazioni. Io ho imparato moltissimo, lui mi è piaciuto molto. Ho solo qualche, diciamo, motivo di perplessità su una cosa che vi dirò dopo, perché i motivi per i quali il libro mi è piaciuto sono gli stessi motivi per cui ho una perplessità. Beh, i motivi per cui mi è piaciuto sono quelli che secondo me mostra a tutto campo come la situazione attuale sia il risultato di un disegno che ha natura politica, ideologica, culturale, per cui si è trasformato in preciso, disegni imprecisi, disegni istituzionali, soprattutto in Europa, che va avanti da decenni. Cioè io trovo un legame, soprattutto fra tre capitoli, quello di Amedeo, che ci fa vedere le origini specifiche culturali di questo processo, quello di sulla società espansiva di Daniele e quello sulla banca centrale, sull'economia della banca centrale. Partendo da quest'ultimo, lì si fa vedere come, qual è stato in Europa l'esito di questo discorso che cresce dagli anni 80 dell'autonomia fra la banca centrale e Stato. Come è finito in Europa? È finito in Europa che è scomparso lo Stato, nel senso che la banca centrale non ha più lo Stato come referente. Cioè si diceva autonomia, banca centrale, Stato, ma come uno Stato che esiste. Mentre la banca centrale è stata apposta, lo spiega molto bene Maragni, è stata apposta al centro dove lo Stato non c'è e quindi c'è solo la banca centrale. E qui è tutto il problema politico del quale state parlando, perché essendo banca centrale non è, diciamo, un'istituzione che è soggetta, diciamo, alle procedure di tipo politico. No? Il discorso del debito, si sta distruggendo la possibilità per uno Stato di imporre il debito, non solo per il pareggio di bilancio, ma anche perché ci sono tutta una serie di processi in corso che mettono il debito sovrano sullo stesso piano del debito privato. Si stanno discutendo adesso i regimi, diciamo, di un ordinato procedura, come dire, di insolvenza degli stati, che non significa altro che porre stati e privati sullo stesso piano. E via dicendo, la politica fiscale è rimasta, diciamo, a livello nazionale, ma è ingabbiata in una serie di regole. Cioè l'esito è quello di cui parla Amedeo, cioè l'esito è quello della parrucciola dello Stato minimo, dell'intervento assolutamente minimale, lo stato dell'economia, ma è talmente, diciamo, emerge con talmente evidenza, diciamo, la natura storica, politica, ideologica di questo processo, che, e vengo all'elemento che mi lascia un po' perplesso, io vedo che cosa ha a che fare questo con l'uomo comune. E ben altro che l'uomo comune, ma perché sono l'uomo comune? Queste sono teorie corpose, con una forte valenza politica dietro. Qui altro che luoghi comuni. Cioè il titolo, voglio dire, va bene, accattivante, può servire, ci sono certamente questi aspetti di uso della retorica, eccetera, ma secondo me, e su questa linea io vorrei portare avanti il lavoro anche questa collana, è diciamo la corposità di un disegno che, ripeto ancora, è politico, ideologico, culturale, storicamente si è sviluppato in una serie di fasi, non è per fare la visione cospiratoria, è molto chiaro, emerge benissimo, mettete a confronto il capitolo di Maragni, quello di Amedeo, emerge assolutamente bene. Grazie Ernesto Gobardi, se non ci sono altri interventi io darei la parola agli autori. Cioè, io sono veramente d'accordo che c'è stato questo passaggio da quella che si chiamava fiscal dominance,
rispetto alla politica monetaria finanziaria, ha una forma di monetary dominance e quindi con l'autonomia delle banche centrali rispetto prima all'autonomia della preminenza del tesoro. Questo rifletteva che l'obiettivo prioritario era prima la piena occupazione, o comunque un'occupazione molto elevata da crescita, dopo l'obiettivo preminente prioritario è diventato la stabilità, soprattutto dopo la crisi degli anni 70, l'inflazione degli anni 70, e quello ha portato appunto alla fine degli anni 70 a questa crescita dell'autonomia, il divorzio tra Banca d'Italia e tesoro e così via, e quindi alla prevalenza che è stata poi supportata da varie teorie, però anche dalle esperienze storiche. E l'esperienza storica principale è quella tedesca degli anni 20, degli anni 30, che insomma, se uno non tiene presente quella, non riesce a capire l'ostinazione che a noi sembra ottusa, assurda, dei tedeschi ad accettare, per esempio, forme di mutualizzazione di uno stato, diciamo, di questo fiscal union, seppure limitata, e di questo timore di condividere qualche grado di rischio sui debiti degli altri paesi, perché, o di criticare oggi la Banca Centrale Europea per questa immissione di liquidità. Questa per me è una situazione storica eccezionale e unica, che però è rimasta nella storia tedesca perché portata prima a Clara di Weimar, poi alla grande inflazione, la grande recessione e il nazismo. Poi la recessione che viene, no? La recessione da che viene? Sai quanto costa un litro di latte? Da quel litro? 100 miliardi di marchi. No, ma noi... No, c'erano le riparazioni poi. Come? Le riparazioni. No, tutto, cioè era solda per quelle situazioni, ti viene fuori. Ti viene fuori, viene... Sì, ma comunque era un secolo fa, non voglio dire, ma... Guarda, non per stare alle previsioni di Casaleggio, però tra 20 anni è di Casaleggio. Eh beh, se continuiamo così... Allora, grazie Riccardo. Io e Amedeo interverremo, certamente, credo personalmente, per alcuni chiarimenti, perché alcune, come dire, difese critiche le consideriamo importanti e come tale le otteniamo. Per cui mi sono segnato dei punti sui quali, come dire, non so se ci sarà una spontanea divisione degli argomenti, ma credo di capire che ci sono alcuni punti su cui è bene che parli a me e alcuni punti sui quali parlerò io. Dunque, quando io finì i Portici, andai negli anni 70 in Inghilterra, io non ho avuto modo di conoscerlo, ma un paio di volte andai a lezione, c'era Nicola Scaldo che cominciava a lavorare sul discorso del monetarismo. Fatto il mio tutor. Il mio no, non ci sono riuscito, perché io le darò sempre del lei. Discorso del monetarismo, che in Italia è stato tradotto come il flagello del monetarismo. Una lettura che invito tutti a fare. Ricordo che Caldor diceva, questo lo dico al professore Pedoni, che a un certo punto ha sospettato che noi fossimo antiquantitativi. Voglio le dico cosa penso di questa storia. Dunque Caldor diceva a lezione che quando lui faceva delle ipotesi lavorava sui cosiddetti fatti stilizzati. Si prendeva 15 numeri, me lo ricordo perfettamente, li metteva alla lavagna e vedeva una tendenza. Dopodiché chiamava uno, gli interessava lavorare dal punto di vista econometrico. Era una divisione del lavoro che Keynes faceva pure con Kahn. Kahn ha fatto migliaia di statistiche per Keynes e probabilmente per questo ha pubblicato molto poco. Poi, dal fatto stilizzato, si arrivava a delle ipotesi che la teoria avrebbe confessato o sconfessato. Questo era il metodo cantabrigense dell'epoca, in cui sostanzialmente tutto ciò che era quantificazione serviva,
ma il fatto stilizzato dava l'ipotesi interpretativa che veniva poi confessata o sconfessata dalla realtà. Perché diciamo questo? Perché nel libro, in qualche modo io, ma credo Amedeo, abbiamo questo sospetto? Perché ormai quella che ai nostri tempi mi deprime, quella che è l'equazione in forma strutturale, caro professore, è stata superata dall'equazione in forma ridotta. Cioè ormai l'equazione in forma ridotta, che è una catena di catene, non viene mai studiata nella sua forma strutturale. Quando mi capita a Lovanio di chiedere ad un tesista che fa il bai qual è l'equazione strutturale, mi guarda come se ci sto dicendo una cosa terribile, cioè che è questa equazione strutturale? Uno deve vedere il log post hoc ergo propter hoc, da un fenomeno ne discende un altro. I nessi di causalità che voi ci avete insegnato non sono più rilevanti. Dunque, la nostra idiosincrasia verso alcune forme di econometria è l'idiosincrasia per un eccessivo uso numerico che non viene in qualche modo corroborato dalle ipotesi interpretative. E noi pensiamo che oggi una delle parti, la si chiami convenzione retorica, sia su quella di costruire modelli in cui il problema è il conforto statistico della propria tesi senza ricorrere a modelli di carattere strutturale, che erano quelli che Caldo diceva: tiri il dado o esci come esci. Secondo fatto, questo la Simonazzi è stata molto critica, in alcuni passi giustamente critica. Noi non pensiamo che la teoria, non siamo come dire i fautori dell'enciclopedia per cui pensiamo che la teoria domini il mondo e che ci sono alcune teorie che hanno fatto come preda di alcuni studiosi. Voi sapete qual è l'articolo più citato degli ultimi 25 anni in Europa? Effetti keynesiani di politica. Keynesiani, Giavazzi Pagano, pubblicato nel 92 mi pare, in cui sulla base di alcuni trimestri relativi alla Danimarca e alla Svezia, si ipotizza che politiche fiscali recessive non abbiano avuto in quei due paesi per due semestri effetti espansivi. Questo è l'articolo più citato, valutato. Allora, il problema è perché un articolo relativo ad un certo periodo è stato più citato? Perché è stato in qualche modo il fiore all'occhiello di una teoria che è mutata nel corso degli anni 90. Quindi noi non pensiamo che Giavazzi e Pagano abbiano cambiato la modalità di pensare all'Europa. Pensiamo, che la modalità di pensare all'Europa, che aveva una cesura profonda col pensiero keynesiano, abbia utilizzato anche gli scritti di Giavazzi e Pagano. Questa è la mia idea. Terzo punto, mentre nel periodo keynesiano, questo l'hanno detto molto bene, sia nell'ultimo sia nella Simonazzi, mentre prima l'empiria poteva sconfessare una teoria, oggi il fatto che la realtà sconfessi una teoria non è condizione né necessaria né sufficiente perché una teoria sia messa nel dimenticatoio. Gli scritti di Keynes hanno avuto l'onda perfetta, sono venuti nel momento in cui c'è stata la crisi del 29. Hayek teorizzava che in piena recessione non bisognava comprare l'ombrello perché sarebbe costato un danno per la comunità e la domanda aggregata. Keynes lo diceva, ma quella teoria anche che sconfessava quella neoliberista, quella marginalista, neoclassica, la realtà è stata superata dalla realtà. Oggi questa teoria non si supera nemmeno con la realtà. Allora il problema è capire perché una teoria del genere non si supera neanche con la realtà, e questo, come dire, porta ad un grande problema sul quale io non ho le idee chiare, ma che ne abbiamo un po' discusso. In fondo questa evoluzione del modello europeo verso il tecnocrate Draghi autarchico è un punto in cui l'assenza di Stato, chi delega a Draghi la gestione di questo modello di comportamento? È la vecchia teoria di Baroness Suisse, del signore col cilindrone, o c'è un'autonomia della tecnocrazia degli interessi costituiti?
Io francamente non lo so, penso che la risposta, che io so cosa, come la pensi tu e so come la penserei io, però penso che la risposta sia un pochino più articolata. Faccio notare che oggi, con le ultime misure della European Central Bank, che è quantitative più quantitative easing, Draghi non soltanto decide quando immettere nei bilanci delle, ma decide anche a chi, a quale delle imprese vanno i soldi. Non è solo il quantitative, è anche il qualitative easing che abbiamo ripreso dal modello giapponese. Noi oggi possiamo comprare direttamente titoli emessi da grandi istituzioni finanziarie private, che il professor Pedone è una rivoluzione rispetto al modello delle operazioni di mercato aperto, mi consente, no? Cioè, oggi se io voglio aiutare in termini, voglio sottoscrivere i titoli di Ennio di Ferrovie Italia, Draghi. Di capire comunque poi come prendere da un altro lato lo stesso problema, che insomma ci si trova condizionati dai mercati, condizionati dalle efficienze, da tante cose, però ecco, mettiamo appunto che non ci siano più vincoli, quelli che parlano devono andare a chiedere flessibilità, un po' può fare pure un disavanzo del 5%, del 6%. Allora, cerchiamo di calcolare, certo, con molte diciamo, limiti ai numeretti, provando a fare, dire, vediamo che tassa potremmo crescere, diciamo, facendo un'espansione con un certo tipo di investimenti pubblici, di tagli di tasse, fa quello che si vuole, immaginando appunto che non abbiamo più questo vincolo. E questo vincolo di per sé porta ad un aumento dello stock nominale di debito, non una riduzione, può portare però ad una riduzione del rapporto debito-PIL. Potrebbe fare dei conticini, diciamo, ipotetici. No? Infatti qua non stavo mica sul modello del fondo monetario. No, adesso poi entriamo sui modelli, sto dicendo proviamo a fare. Ti piacciono i modelli? Sto dicendo, puoi usare due modelli diversi che ti portano a diverse, va bene? Allora esamina quella prima in cui ti tranquillizza, lo stock di debito aumenta, supera i 2 miliardi e così via, e però il rapporto debito-PIL, siccome c'è una crescita del 3-4%, non sa come, solo con domanda interna, e con domanda interna senza che ti si creino problemi di bilancia, no, tutto questo devi vedere, cioè devi vedere la domanda mondiale, cioè, facciamo due cose, uno in cui ti va in questo modo, uno in cui non ti riduce il rapporto debito-PIL, più se lo lascia com'è, insomma può darsi pure che lo fa peggiorare, perché non puoi sopportare. Bene, e ora risolviamo in prospettiva il fatto che il debito, tanto lo stock che aumenta, e nel caso in cui ti aumenti anche il rapporto debito-PIL, che facciamo? Cioè, come immagini che i mercati raggiungono? Ti rendo conto che c'hai circa più di 40 miliardi al mese di rinnovi che devi trovare sottoscrittori, va bene? Questo dato di fatto, insomma, c'è un numeretto, poi milioni in più, milioni in meno, proprio, sono quelli. Allora, no, la questione che voglio porre è questa, cioè, Keynes è un debito pubblico, Keynes non ha mai sostenuto il debito pubblico, anzi, l'ho scritto sulla questione monetaria, tradotto tra l'altro da Piero Frassa, qui siamo in armonia, va bene, negli anni 20, si è dichiarato contrario al debito pubblico, in quel caso riguardava le parte del caso tedesco, diciamo, però il motivo non era la sostenibilità economica, ma era quella che lui chiamava sopportabilità sociale del debito, va bene? Che ci avrebbe portato prima o poi ad una insofferenza da parte di coloro che debbono pagare gli interessi
per rimborsare i sottoscrittori del propagare le imposte, per rimborsare i sottoscrittori del debito pubblico. E c'è questo, state attenti, perché anche in Germania può creare dei grossi problemi. E quindi lui non ha mai avuto. L'Assemblea Generale viene un intervento sostitutivo del settore pubblico per integrare la domanda privata, quando non ci possono essere forme. Sì, sì, ho capito, mi vengono in mente un paio, ma come dire... No, bastava fare... Rimane un problema del debito, come lo risolviamo? Cioè, con le forme tradizionali classiche non le abbiamo, comunque non sono neanche forse desiderabili, né nell'inflazione, né ristrutturazione, né imposte straordinarie di dimensioni rilevanti, cioè posso avere più effetti negativi che positivi. Comunque, se cioè, deve di pensare di immaginare di fare quattro calcoletti approssimativi, sperimentali, come confrontare. Stasera. Grazie, scusate. Non farà anche i ricetti a casa stasera, sia tranquillo. Ce la mettere assunto. Allora io le dico due cose, ma mi verrebbe come ogni tanto dico agli studenti. Il primo, credo che storicamente in Europa quello che ha determinato instabilità è stata la quota di debito pubblico sottoscritto da possessori di autorità finanziarie non nazionali. Allora farei di tutto per, ecco, se dovesse essere il policy maker, farei di tutto per venderli all'interno. Secondo, penso che il deficit spending, ma tornando al moltiplicatore, facendo aumentare il livello del PIL, perché anche Blanchard si è rivisto, come dire, ha cambiato posizione sui moltiplicatori fiscali, potrebbe diminuire nel medio periodo il rapporto debito pubblico-PIL. Terzo, la terza osservazione detta da lei mi sembra la più inquietante dal mio punto di vista. Ho l'impressione, ho capito male, che ci sarà un momento in cui non si potrà, c'è un numero magico del rapporto debito pubblico-PIL al quale non si potrà continuare a crescere e che dovremo rimborsare secondo i modelli che conosciamo tutti bene. Io penso di no, penso che la storia di un paese civile, ma lei lo sa meglio di me, l'interrelazione tra crescita, interessi, interessi sugli interessi, non abbia un fine in un numero magico, ma abbia fine nella non credibilità dell'emittente, o no, professore? O penso che a 140 di rapporto debito pubblico PIL non si sottoscrivano più? Io penso che sono importanti quel 20% che si vende all'estero, che sarebbe il sudden stop of capital fly, che tutti rilasciano e se ne vanno, ma all'interno, direbbe la buon'anima di Augusto Graziani, sarebbe una bella partita di giro. La buon'anima di Augusto Graziani, l'ho ricordato nell'ultimo saggio scritto per lui, ha sempre sostenuto il controllo sulle vendite dei capitali. Distinguere tra sottoscrittori residenti e non residenti ha senso quando non c'è controllo sulle vendite dei capitali, non ha senso. È la stessa cosa. Ma io penso che non abbia senso se non fa un paese solo, no? Può non sottoscrivere e porta i capitali all'estero. Quindi diciamo questo ha senso se c'è il controllo sulle vendite dei capitali. Quindi non basta dire come in Giappone sono tutti residenti e quindi perché improvvisamente li tasso, svaluto tanto quelli che possono fare, non possono. E questo no, se c'è libertà di movimento dei capitali non vale. Quindi questo presuppone un controllo stretto, effettivo, efficace sui movimenti di capitale e quindi un controllo valutario, che significa tornare ad una valuta nazionale. La Banca Centrale Nazionale, il debito pubblico europeo. Cioè, e quindi riapre quel problema di dire siamo non nell'euro. Comunque era solo per dire pensiamoci tanto per stare svegli fino a qualche tardi. Grazie. Se posso tuttavia molto molto brevemente, professore, che d'accordissimo anche sull'idea keynesiana del debito pubblico, ma
L'unica cosa che non mi convince è che certamente dobbiamo fare molta attenzione sul rientro del debito nella ipotesi in cui noi non rispettiamo il bilancio dello Stato. Tuttavia il problema è che noi abbiamo una situazione attuale di partenza e con una dinamica di politica economica che è quella che non fa crescere il PIL. E allora il problema è il confronto che va fatto, a mio avviso, è tra un evento certo e un evento probabile. L'evento certo è quello che noi stiamo osservando, cioè vale a dire che se rispettiamo i criteri del bilancio in pareggio non può che accadere, a parità di condizioni, almeno quello osservabile, che il rapporto debito pubblico non può che aumentare, il debito PIL non può che aumentare. L'altro aspetto, che riconosco tutti i problemi che lei ha accennato, è tuttavia probabile, perché non è l'evento reale, ma è l'evento futuro, che non sappiamo se avverrà un maggior impatto moltiplicatore, per dirlo come riferiva Ugo, o se invece ci saranno altri eventi. Io ho trovato il conto, Ah sì? Purtroppo non credo che si possa. Che invece? Non conosce. Ce lo gira sul blocco che le ricette lo trovo. Hai trovato la soluzione. Bisogna vedere se la condividono i mercati, quelli che ti debbono dare 40 miliardi al mese. Quindi non esistono lunga rilancio, non credo primo maggio 2013. D'altro canto, il funzionario della comunità è stato intervistato a Novario, che ha scritto, che ha fatto l'aritmetica del patto di stabilità. Il professore dice che il 60% l'hanno scritto per stanchezza dopo due giorni di trattativa. C'era uno che voleva il 40, uno all'80, a un certo punto questo funzionario è proprio, facciamo 60. Ecco. Questo è quello che tramandano i funzionari. In Francia da Mitterrand, il governo Mitterrand. Quello era incredibile. Ma se c'è una ricetta di un signore addormentato. E 60 è una morte. E a me, 23 volte in grado di 50. Quanto volte stanno 60?